La penisola indocinese. Una terra che evoca avventure esotiche e romantiche. Nel 1860 il naturalista francese Henri Mouhot scoprì in questa regione i segreti di una giungla che l'Occidente ignorava. Serpenti, tigri, elefanti, pantere, coccodrilli e sanguisughe regnavano su queste distese selvagge. Nicolas Hulot e la sua equipe stanno seguendo le orme di quel ricercatore che, oltre a scoprire dei tesori naturali, ha anche ritrovato Angkor, la città perduta. Come tutti i fiumi del Laos, il Nam Hin Bun si riversa nel Mekong, che diffonde sulle sponde abitate dai Lao tutte le ricchezze biologiche e minerali strappate alla natura. Il Laos non è stato sempre un piccolo paese senza sbocchi, povero, circondato da potenti come la Cina, il Vietnam o la Thailandia. Illuminato dalla capitale reale Luang Prabang, il regno del Lang Sang, cioè il regno del milione di elefanti, come veniva chiamato nel XVII secolo, si irradiava su un territorio grande il doppio. Dopo 40 anni di guerra, il Laos sta uscendo pian piano dall'isolamento. La vita riprende il suo corso seguendo il ritmo delle stagioni. I Lao delle pianure rappresentano l'80% della popolazione del paese, ma ci sono almeno altri 46 gruppi etnici, residenti soprattutto nelle montagne del nord, che parlano più di 60 dialetti. Questa ricchezza culturale scorre lungo le centinaia di corsi d'acqua che vanno ad ingrossare la madre di tutti i fiumi, il Mekong. Con il suo corso di 4.200 km, dalla sorgente in Tibet alla gigantesca pianura del Delta in Vietnam, il Mekong è il fiume più internazionale dell'Asia. Henri Mouhot ha rivelato all'Occidente i fasti della città di Angkor e ha anche cercato di localizzare in Cina la sorgente del Mekong per raggiungere l'impero di mezzo con un percorso alternativo al mare infestato dai pirati. Ma non ha avuto successo. Molti ostacoli bloccavano l'avanzata degli esploratori, soprattutto le cascate di Kone, che impedivano di stabilire una via di comunicazione commerciale con la Cina. I francesi non sono riusciti a domare le cascate di Kone, ma i Lao e i Khmer si adattano a questa frontiera. La difficoltà di pescare ha fatto aguzzare l'ingegno delle popolazioni locali, che hanno inventato delle tecniche incredibili per sfruttare il fiume, rispettando sempre e comunque le necessità dei villaggi a valle. Come tutti gli sbarramenti, anche questo permette volutamente il passaggio di un certo numero di pesci. Queste costruzioni di bambù, realizzate nella stagione in cui l'acqua è più bassa, sono degli scivoli al contrario. Il pesce trascinato dalla corrente viene incanalato verso la parte alta della trappola. Basterà prenderlo quando sarà sfinito. La Cambogia inizia a valle delle cascate di Kone. Arricchito da nuovi affluenti, il fiume si allarga sempre di più e anche se sembra calmo è meglio non fidarsi. Navigare qui richiede una notevole padronanza delle correnti e delle secche, estremamente mutevoli a seconda delle stagioni.
Questa variabilità, o meglio impermanenza, come la definisce la religione buddista, qui assume tutta la sua forza. Non mi stanco mai di guardare la vita di questi fiumi, di queste persone che nascondono con tanta dignità le stimmate della guerra civile che tra il 1975 e il 1978 ha causato più di 2 milioni di morti. Finalmente la barca accosta vicino al villaggio di Samboe. Oggi è un grande giorno a Samboe. In sambuco, in bicicletta o a piedi, la gente che vive lungo questo tratto del fiume è venuta ad onorare il suo tempio e a contribuire alla colletta che permetterà ai monaci di ricostruire il loro refettorio. Il dono è uno dei pilastri del buddismo popolare perché offre alla gente l'occasione di compiere un atto meritorio. È in vista di una ricondizione migliori e forse per rendere più breve il doloroso ciclo della reincarnazione che i cambogiani praticano per tutta la vita queste azioni, che probabilmente rappresentano il legame più stretto tra la popolazione e i monaci. I bonzi meditano sull'impermanenza e sul significato di queste offerte che simboleggiano la loro povertà, la loro umiltà e la loro dipendenza volontaria dagli altri per quanto concerne i bisogni materiali. Pierre Lenormand, un vecchio amico di Nicolas, si occupa della logistica per tutte le riprese. Per un po' diventa il beniamino dei bambini cambogiani, attirati irresistibilmente da questo strano uccello bianco. Pierre ha preparato il piccolo idrovolante che permetterà a Nicolas di attraversare l'immensa pianura e di raggiungere le altre due meraviglie della Cambogia, il Tonle Sap e la regione di Angkor. Ecco il Mekong in tutta la sua portata. Questo fiume dove scorre la vita, ma che ha anche visto scorrere sudore e sangue in epoche non tanto remote, ma tragiche. Questo fiume graffia l'Himalaya da cui sgorga e nel suo corso, lungo migliaia di chilometri, strappa ai monti che percorre le sostanze nutrienti e i sedimenti con cui fertilizza le grandi pianure. È un fiume mitico. Con dei piccoli gruppi etnici a monte e grandi civiltà nelle pianure. Una splendida tavolozza di un'umanità laboriosa, di un popolo per metà pescatore e per metà contadino,
dato che qui le basi dell'alimentazione sono il pesce e il riso. Dopo aver sceso il Mekong, Nicolas sorvola il Tonle Sap, un lago della Cambogia che 100 giorni all'anno si riversa nel grande fiume. Il resto dell'anno, con un fenomeno unico al mondo, a causa del monsone il fiume diventa più forte del lago e la corrente si inverte. Allora il Tonle Sap quadruplica la sua superficie. A nord-ovest del lago c'è la regione di Angkor. Nicolas si sta avvicinando al villaggio di Kompong Phruc, dove lo aspetta Nathalie Nivogus, che fa parte dell'associazione Osmosi, incaricata di proteggere i siti di interesse naturalistico, la flora, la fauna in generale e gli uccelli in particolare. Nathalie vive qui da 7 anni. Con Rajana, la sua amica Khmer, ha partecipato alla realizzazione pratica di un programma di tutela perché la popolazione locale rispetti la fonte delle sue risorse e preservi certi luoghi. Fin dall'antichità, il Tonle Sap e il Mekong sono punteggiati dai villaggi mobili e galle come questo. Questi pescatori hanno scelto di restare vicino alle zone in cui i pesci si concentrano e si spostano seguendo il flusso e il riflusso dell'acqua. Si tratta di un ciclo biologico complesso, ma gli uomini e le donne che vivono in questo ecosistema ne conoscono le sottigliezze e la fragilità e riescono a procurarsi l'essenziale. Il lago si trova in Cambogia, ma molti vietnamiti del delta vengono a vivere in questi villaggi galleggianti. E sebbene crei delle frontiere, il Mekong è anche un fiume condiviso. E in una società che richiede sempre più controllo e stabilità, le piccole comunità itineranti stanno diventando sempre più marginali. Nel Mekong e nel suo lago, 150 diversi tipi di trappole permettono di catturare ogni anno 1,5 milioni di tonnellate di pesce. È il 17% di tutti i pesci d'acqua dolce pescati nel mondo intero, un record per un solo fiume che fa vivere milioni di persone. Una giostra nel cuore del Tonle Sap, in mezzo alla foresta sommersa. Hai visto com'è fatta? Poggia su una barca. La giostra è un trimarano. Ci sono uno scafo centrale e 2 bilancieri. È di bambù. Ah. Stiamo arrivando al villaggio. Come si chiama? Si chiama Kompong Phruc. In Cambogia molte città si chiamano Kompong, che significa il porto, l'approdo, il molo. Quindi sono sempre vicino all'acqua, in riva a un lago o a un fiume. Phruc significa le zanne d'elefante, perché gli anziani si ricordano degli elefanti che scendevano verso il Tonle Sap durante la stagione secca. Ci sono gabbie per i pesci. Sono specie che vengono dal Mekong, dei pesci gatto resistenti. Servono solo a tenere i pesci catturati o si tratta di un allevamento? È un allevamento. E i maiali sono costretti a stare su una piattaforma galleggiante? Sai, è studiato bene perché gli escrementi del maiale cadono nelle gabbie e nutrono i pesci. È un ciclo ecologico. E il maiale che cosa mangia? Pesce. Pesce? Non ci credo. Sì, qui tutti mangiano pesce. Il maiale mangia pesce e i pesci sono nutriti dal maiale, perfetto. Il cerchio è chiuso. Qui si vede benissimo tutto il cibo che offre il Mekong. Si vede come feconda e fertilizza il suolo, come fornisce i materiali da costruzione. È la prova che quando si rispettano le leggi dell'equilibrio tra quello che la natura può dare
è quello di cui l'uomo ha bisogno. La natura è una fonte di ricchezza incredibile e ciò che ci concede non ha prezzo. Ci si rende conto del suo valore il giorno in cui viene a mancare. È fantastico poter arrivare discretamente nella cittadella degli uccelli. C'è una bella concentrazione. Pellicani, cicogne. Quelli cosa sono? Marabù? Dei grandi marabù. Marabù. Marabù grandi e piccoli. Pochi colpi d'ala dalla cittadella dormono più di 100 templi. Mentre in Europa i nostri antenati costruivano le cattedrali, i Khmer erigevano una delle capitali più straordinarie della storia dell'uomo, la favolosa città di Angkor. Il re Suryavarman II edifica Angkor Wat, il tempio montagna più prestigioso, l'apogeo della civiltà Khmer. Ancora una volta è la residenza celeste del dio re. Ed effettivamente Angkor Wat è una replica dell'universo con una torre centrale, asse del mondo, in cui risiedono gli dei, circondata da 5 cortili interni che rappresentano i 5 continenti. Il tutto è racchiuso da fossati che simboleggiano l'oceano. Quest'opera così imponente è la prova della prosperità e della devozione di un intero popolo. Ed è in questo tutta la forza del sistema di Angkor, che riposa sulla dimensione spirituale assunta da un'opera del genio civile, come questi immensi serbatoi d'acqua che garantiscono diversi raccolti di riso all'anno. Invece di scavare, gli uomini hanno realizzato degli argini di terra, creando una riserva d'acqua situata leggermente al di sopra della pianura. Nella stagione secca, per la forza di gravità, l'acqua scorreva nelle risaie. Il serbatoio si riempiva di nuovo ogni anno grazie al monsone. Ora è chiaro perché Angkor è stata chiamata la città idraulica. Questa piramide di Angkor ci offre una posizione perfetta da cui guardare l'orizzonte e ripercorrere la diagonale che abbiamo seguito nella penisola indocinese, dal Laos alla Cambogia, per ricordarci tutti i volti che ci sono venuti incontro lungo la corrente, tutte quelle esistenze laboriose, faticose, tutti quegli uomini che tentano di strappare al fiume e al Tonle Sap il cibo o tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere o a volte solo per sopravvivere.